Sono bianco e nero? Stimabile valore, non commerciabili, e quindi appunto ci si pone la domanda su quale esito, quale intento può avere questo furto. Il quadro di Van Gogh, il giardiniere, in insomma, non in particolare, ma insomma è un quadro molto molto importante perché era in collezione italiana, era in Italia dal 1910. Sia le misure di sicurezza su ogni quadro. Sono arrivate queste tre persone col passamontagna, le pistole, i piedi scalzi, evidentemente diciamo sapendo dove dovevano andare. Seconda cosa inusuale è il fatto che siano stati portati via quei quadri, dei quadri di grandissimo valore, di grandissimo impatto, non ne siano stati portati via altri di analogo o persino superiore valore, mi riferisco ai Monet, ai Degas che sono lì nella stessa sala. Alle 4 ero al museo dove ho già trovato la dottoressa Pini. Mirano proprio a questo, a capire dove possono essere andate, non sui mercati normali che siamo abituati, ma su mercati nazionali ed esteri, ma mercati dettati da una committenza, dettati da un interesse precipuo di un qualche privato, anche perché lascia perplesso il fatto dei due Van Gogh che sono particolari.